Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Dopo settimane di latitanza sono tornata completamente. L'unica cosa che, ve lo dico già, ho una nuova videocamera momentaneamente perché la mia si è fusa, non si sa bene come, perché è deceduta insomma. Quindi ne ho un'altra momentaneamente che non è mia ma è di Ale, mio ragazzo. L'unica pecca è che non ha lo schermo che si gira, quindi io non so io cosa sto riprendendo, non so se sono a fuoco, spero vivamente di sì. Comunque non siamo qui per discutere sul fatto se la macchina funziona o meno, spero vivamente di sì. Siamo qua per discutere della pazzia che sto per fare. Ebbene sì, sto per cambiare colore dei capelli. Come vedete, ovviamente, l'arcobaleno se n'è andato quasi del tutto. Ma la pazzia che ho deciso di fare è una pazzia molto pazza, forse fin troppo, ma la voglio fare da talmente tanto che se non la faccio me ne pento, poi dopo non sono contenta e ci rimugino ogni mese. Sto per tingere i capelli con un colore naturale e con le tinte chimiche. Lo so, vi starete disperando, ne sono consapevole, ne abbiamo discusso anche molto tempo in live su Twitch. Però, raga, lo sapete, se non lo faccio e non ci sbatto la testa, non sono contenta. La scelta nasce questo è a metà dei miei capelli, fanno fatica a crescere e si spezzano sempre. Non capisco perché, perché vengono trattati esattamente come l'altro lato e quindi non comprendo cosa sia successo a questo lato dei miei capelli. Però voglio che si riprendano del tutto. Quindi ho deciso di fare gli split hair, quindi metà capelli, ovviamente non potevo vedermi con tutta una testa naturale, lo sapete meglio di me. Quindi ho deciso che questo lato dei capelli verrà tutto. La tinta che ho scelto di fare è una Olia delle Garnier, che personalmente a me piacciono molto, poi uno dei pochi brand con tinte chimiche che ora è totalmente vegano e cruelty, quindi non è che avessi avuto comunque tanta scelta, però la utilizzo sia su mia sorella che su mia mamma. Mi piace l'effetto, quindi speriamo. Il colore che ho scelto è questo. È un nero naturale, il colore è il 3.0. Nero naturale perché? Perché l'altra volta che ho utilizzato sempre una di queste tinte chimiche, ho scelto di farmi gli split neri. Ma io sono molto pallida e a sottotono neutro slash più caldo. Il nero mi sbatte veramente troppo, non mi esalta, ma mi fa vedere tutte le imperfezioni, è terribile. Allo stesso tempo non posso fare un castano scuro freddo, che era la mia idea iniziale. Perché? Perché col fatto che qua sotto ho del rimasuglio azzurro, sicuramente poi continuando a tingere, sicuramente sparirà ovviamente, ho paura che nel momento in cui pian piano il castano schiarisce mi diventino capelli sottoverdi, come mi è successo anni fa, fatti da una parrucchiera. Tra parentesi, ma vabbè. Che vabbè, lo vedrete dall'immagine stessa, teoricamente è un castano molto intenso, quasi nero, sì, ecco, però appunto non è il classico nero finto, proprio nero nero, insomma. Quindi nulla, andremo a fare questa pazzia. L'altro lato dei capelli momentaneamente rimarrà così. Perché? Perché devo ancora, uno, fare le radici. Vedo se ho voglia oggi, ma sinceramente non penso di averci voglia, quindi vedremo. Soprattutto vorrei fare un paio di lavaggi al castano prima di decidere, cioè di che colore fare a questo lato, per evitare di macchiarli. Quindi voglio che i miei capelli perdano il più, diciamo, del residuo di castano che nero, insomma, che ci sarà. E non mi macchino l'altro lato, così in questo modo io posso avere un modo di pulire questo lato del capello senza macchiare un altro colore, insomma. Comunque niente, in tutto ciò io sto aspettando un pacco da un brand che mi deve inviare delle tinte. Non so ancora che colori saranno perché non li ho scelti io, quindi questa cosa mi fa molta paura. Però appunto, finché questo brand paccone gigantesco in America mi arriva, ci sta mettendo veramente tanto tempo, quindi non so se si sia perso nel mentre. Per il momento li terrò così, cercherò di tonalizzarli, di, non lo so, magari farò una lieve tintina rosa, ma pastello in modo da uniformarli, adesso vedrò che fare, insomma, perché tenuti così non mi piacciono, insomma. Però appunto devo fare le radici, quindi spero mi perdonerete, ma oggi faremo una pazzia solo su metà testa. Me ne pentirò sicuramente.
basta, basta, è ora di farlo e togliermi questo pallino e via. Ah, ovviamente vi chiederete perché non lo fai con delle tinte semipermanenti. Uno, perché castani e neri decenti con tinte semipermanenti è molto difficile trovarne. Ho visto che molti utilizzano il nero Transilvania, penso sia delle Arctic Fox. Non solo è veramente tanto costoso, quei vasetti costano 35 euro l'uno su Amazon. In più, molto spesso i neri tendono a perdere sul blu, e quindi non vorrei che rimanessero macchiati di blu. Tant'è che comunque bene o male, soprattutto sul capello decolorato, queste tinte qua chimiche pian piano iniziano a schiarire da sole, quindi puoi pulirle un po' più facile. Non ti sto cercando di convincere. Voi o me? Me. Vabbè, niente. Andiamo a fare sta cazzata. Allora, mi sono trasferita nella mia solita cucina, postazione per... Come vedete, la metà di capelli che non andrò a tingere è già stata salvata. Si ringrazia mio papà dietro le quinte per avermi fatto la riga. E l'ho riempita di balsamo per fare in modo, uno, che i capelli stessero giù, due, per non macchiarla appunto di tinta. Magari metterò anche una mollettina qui per tenere anche la parte sotto, che non si sa mai. Comunque, per tingere questo lato, adesso vabbè, non solo utilizzerò due scatole, quindi devo fare i miei vari mix insieme, ma andrò a tingerli da sotto in su, perché così man mano che salgo posso tirar giù i capelli e non rischiare di macchiare questo lato. È un metodo che già ho utilizzato e già vi avevo raccontato, spiegato tutto, quando facevo gli split hair, insomma, più spesso. E solo che questo capellino qua in mezzo non capisco da che lato voglia stare, penso sia di qua. Ok, uniamolo agli altri col balsamo, comunque dovrebbe essere tutto abbastanza dritto. Vediamo, sta per accadere, raga, sta per accadere. Pennellino e pennellino. Andiamo a prendere il nostro colore. Ovviamente nei soliti Kit Garnier ci sono sempre guanti. Questo qua che è tipo il balsamo post, quello per mantenere il colore, insomma. Ma a noi interessano questi due, ovvero il rivelatore. Questo coso qua è fatto per applicarla più facilmente, ma io preferisco il mio pennellino a mano libera. Penso che in realtà potrebbe bastarmi una scatola, ma non so se rischiarmela. Vabbè, io nel caso ho l'altra di scorta, poi non dovesse bastarci, la aggiungerò, insomma. E poi bisogna andare a bucare questo qua, che è effettivamente il colore. E via. Sta accadendo, raga, sta accadendo per davvero. Ora lo vedete bianco, ma man mano che mi tingerò sicuramente lo noterete, che si ossiderà e inizierà a cambiare colore. Che ansia! Iniziamo! Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? 'Cause I just gave up. Just gave up. Did I sleep away the day? 'Cause I was tired. Or did I get tired? 'Cause I slept too much. Tinta applicata, se vedete ovviamente si sta già ossidando sotto. Qua sembra quasi verde appena applicata, per appunto questo modo. Molto più nera di quello che mi aspettavo, ma vedremo una volta lavata via, perché teoricamente dovrebbe essere appunto un po' più castano scuro, ma vedremo. La tengo su circa un 35 minuti, 40, vado a lavare e poi ci aggiorniamo con il risultato. Forse un po' me ne sto già pentendo, assolutamente sì, ma questo lo vedremo più tardi. E pronti al risultato? 3, 2, 1... Ta-da!
Questi sono i capelli. Di qua ho fatto le radici e ho fatto proprio una puntina di rosa mischiato al balsamo perché il colore che avevo prima non mi piaceva. Cioè mantenerlo fino a che non so quando avrò i colori che devo. Niente, ho deciso faccio un rosino easy. E questo qua invece è il nero naturale, che è molto più scuro di quello che pensavo. Non so se forse avrei dovuto fare un castano, ma avevo paura che non coprisse abbastanza. Vedrò come si comporta con i lavaggi. Allora, di per sé i capelli non mi dispiacciono, però tolta la curiosità dell'avere il nero in testa, ho capito perché 2 anni fa io il nero lo feci durare tipo 2 settimane e poi lo decolorai. Ovviamente questa volta non farò così perché non voglio rovinare i capelli, anzi voglio che crescano belli, sani e forti. Cercherò di rendere questo lato più adatto ai miei colori, perché mi rendo conto che il nero non è forse la mia cosa, non lo so, sarà anche il make-up di oggi che non mi convince del tutto, non lo so, mi piacciono, ma hanno qualcosa che non mi convince del tutto. Le mie amiche a cui le ho mostrate si sono innamorate, ci hanno detto che gli piacciono da morire, io non lo so, spero di mantenerle il più lungo possibile per evitare di disastrare i capelli, cioè per evitare di non disastrare i capelli, però non lo so, cioè mi piacciono, mi piace l'idea di poter cambiare sempre il colore da questo lato, probabilmente non è il make-up di oggi, però non lo so, fatemi sapere che ne pensate nei commenti. Da un lato sono contenta perché volevo farlo da un tot, mi sono finalmente tolta questo sfizio, dall'altro lato appunto non vedo l'ora di vedere come saranno i capelli con le tinte nuove che voglio andare a fare appena mi arrivano appunto, perché secondo me quei colori che farò da questo lato renderanno il tutto molto migliore, perché mi sono studiata diverse tipologie di split hair, ho visto che cosa vorrei fare e che cosa non vorrei fare, quindi niente, questo è il risultato attuale. Fatemi sapere che ne pensate, voglio sapere quanto siete scioccati da 1-10 nei commenti, sono scioccata anch'io, quindi niente, questo non lo so, questa è la pazzia post estate. Ebbene sì, non ho battuto la testa, lo giuro, ma quasi circa. Niente, fatemi appunto sapere che ne pensate. Noi ci vediamo presto in un prossimo video. Qua sotto nell'info box trovate non solo il link ai prodotti che ho utilizzato appunto per fare sia il rosa che il nero, ovviamente vi lascio come sempre tutto qua sotto, ma trovate soprattutto il link ai social dove seguirmi e venirmi a voler bene. Soprattutto a breve ricomincio le live su Twitch, quindi se non mi seguite su Twitch vi prego fatelo, a voi non costa niente. Per me invece vale tantissimo e soprattutto perché abbiamo proprio una bella community lì e sono super contenta, non vedo l'ora di tornare. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video, vi auguro un buon pomeriggio e vi mando un bacino grande. Ciao!